Salve, oggi facciamo la frolla, quella per fare le crostate. Vi do una ricetta perfetta, che riesce sempre, seguendo i miei consigli. Sono anni che la faccio da quando ero piccola, perché mia mamma l'aveva comprata queste enciclopedie, la faceva prima lei, io crescendo ho continuato a farla e adesso ho scoperto che praticamente la fanno, è quella che insegnano nelle scuole di cucina o di pasticceria per fare le frolle, praticamente questa ricetta. È inutile dire che ci vuole un burro buono per un risultato ottimo. Si sa che non ci va il lievito, ma se volete, come mamma, lei ne metteva un pizzico, per cui è permesso, anche i pasticceri lo dicono, se volete potete metterne un pizzico, dipende la farcitura che mettete. Io utilizzo questo della Parmareggio, ci vogliono 175 g di burro, perché le frolle variano anche di quantità di burro e farina, perché la frolla è composta da farina, zucchero, uova e grassi. In questa ce ne vanno 175 g di burro. Il burro deve essere fresco e freddo, non a temperatura ambiente, ma deve essere freddo. Questa è la ricetta classica che utilizziamo da anni, da quando ero piccola, ed è semplicissima da fare. Per fare la frolla ci vogliono le mani fredde. Se casomai non volete farla a mano, ma la volete fare con il robot, con la planetaria o con qualsiasi cosa, accertatevi che anche questi siano freddi, cioè mettete la ciotola, la frusta che utilizzerete, quella a cappa, in frigo per un'ora almeno prima di fare la crostata. Prendiamo la farina, ne facciamo una bella montagnola, facciamo il vulcano come al solito. Mettiamo le uova al centro, 300 g di farina, un uovo, un tuorlo, 150 g di zucchero che metteremo attorno all'uovo. Utilizzate lo zucchero di semola. Se volete fare invece la frolla per i biscotti, utilizzate lo zucchero a velo, che cambia così la consistenza della frolla. Dopo questo mettiamo un pizzico di sale sullo zucchero. Il burro freddo, mi raccomando, deve essere circa 13 gradi, perché se è più freddo la frolla cambia di consistenza, mentre se è più calda la frolla viene troppo morbida e difficile da lavorare. Per cui un burro freddo lo tagliamo a pezzi, mettiamo attorno. Si inizia mescolando l'uovo con lo zucchero, aggiungendo poco alla volta, aggiungendo poco alla volta così la farina, tirandola dentro. Si inizia impastando così, con un coltello oppure con una spatola, per evitare già di scaldare il burro o l'uovo. Cui dobbiamo tenere tutto bello freddo. Nel frattempo tagliuzzate il burro in modo che poi, appena mettete le mani, sia già a pezzettini. Continuiamo sempre con la spatola. Continuiamo con la punta delle dita, che devono essere sempre fredde, non dobbiamo scaldare il burro, abbiamo detto. Non lavorate mai con il palmo delle mani, perché riscaldereste il burro. La mettiamo in un piatto a riposare per un'ora con la pellicola e in frigo. Il riposo serve per far assestare bene il burro con la farina e tutti gli altri ingredienti, in modo per che venga meglio a stirarla, perché adesso sarebbe troppo morbida perché è stata appena lavorata, e la mettiamo in frigo per un'ora
almeno. La riposo va da un'ora a 12 ore per la stessa giornata. Se no, si può conservare in un contenitore ermetico per una settimana, oppure si può congelare e può durare fino a un mese, ma è così semplice da fare che non occorre farla prima, la fate subito in un minuto. Il tempo di riposare un'ora, magari la fate il giorno prima se avete fretta, il giorno dopo, e la fate riposare. Il riposo è importantissimo. A dopo. Riprendiamo la frolla dopo averla fatta riposare per bene da un'ora a 12 ore come ho spiegato prima. La teglia o la potete sia ungere che non, perché tanto la frolla contiene abbastanza burro, questa per la crostata, che non occorre ungerla, si staccherà da sola. Se nonostante tutte le accortezze la vostra frolla impazzisce, c'è sempre rimedio. Non aggiungete farina, ma o acqua fredda, pochissima alla volta, cioè vi bagnate le mani con l'acqua ghiacciata e la impastate, oppure se è troppo unta mettete un po' di albume, sempre lo sbattete un po' con la forchetta, poi sempre vi sporcate le mani con l'albume e impastate, ma non usate farina, non aggiungete farina se la vostra frolla è unta. Per cuocere la crostata possiamo utilizzare o le teglie normali, queste qua per crostata, oppure una così che praticamente ha questo fondo. E vi metto il link sotto per preparare la crostata per questa teglia, perché ci va messo un po' di lievito in più, e dopo va ricoperta, riempita di crema pasticcera e la frutta come fa Silvia nel video, poi vi metto il link sotto. Comunque ci sono queste due teglie, oggi utilizzeremo questa qua normale che tutti abbiamo a casa. Allora, innanzitutto ne togliamo un terzo che ci servirà dopo per fare le righe sopra. Mettiamo la farina e mettiamo anche sopra e non stiriamola direttamente, ma prima pigiamola per farla allargare. Se vi viene difficoltoso, se si sbricia, se avete problemi con la pasta frolla, per stirarla mettetela tra due fogli di carta forno e continuate a stirare. La prendiamo su con il mattarello e la mettiamo nella teglia. Fate dei decori pizzicando la pasta nei bordi. Adesso possiamo cuocerla sia così vuota, la bucherelliamo con la forchetta. Mettiamo un foglio di carta forno e mettiamo dei fagioli o dei ceci, o vendono direttamente anche dell'argilla a pallini proprio apposita per cuocere in forno le frolle vuote. Un trucco: prima mettete in frigo la teglia così, prima di infornarla, mettete la teglia così con la frolla già stesa, mettetela 30 minuti in frigo, poi mettete il foglio e i ceci sopra e la infornate immediatamente, così la frolla non perderà la sua forma di crostata. Cuocete con i ceci per 15 minuti, dopodiché togliete il foglio con i ceci sopra o qualsiasi cosa che avete messo e cuocete altri 10-15 minuti, il tempo che si colora un po' la frolla sopra. Per oggi questo è tutto per la frolla. Se avete altre domande o curiosità o avete problemi, chiedete pure. Io intanto mi continuo a fare, vi metto giù il link per fare la crostata con la marmellata, con le mele, vi metto giù il link nell'info box. Ci vediamo alla prossima! Buon appetito!